Sì, guarda, oggi era veramente difficile, lo sapevo, perché noi avevamo due infortunati, uno squalificato, due infortunati durante la partita, Ghiotti è Leggero, avevamo Caputo che è stato espulso. Veramente ci voleva un miracolo, ma questa squadra ci ha abituato a non arrendersi mai e a cercare la vittoria sempre. Siamo riusciti dove non c'era riuscito nessuno. E questa vuol dire che questa squadra, questa società e la città di Pescara e tutto l'Abruzzo è la capitale del futsal. È la capitale del futsal, ha fatto qualcosa di straordinario e chiaramente adesso cercheremo anche di vincere lo scudetto e perciò vorrebbe dire veramente qualcosa di favoloso. La stessa emozione dell'anno scorso è arrivata alla stessa maniera. L'anno scorso avevamo giocato una grande gara, oggi abbiamo sofferto tanto, però c'è anche da dire che eravamo in grandissime difficoltà che non vi posso neanche narrare qui. Molti fuori, alcuni squalificati, espulso Caputo e 2-3 infortunati. Quindi ancora di più importante questa Coppa. Anche altri ragazzi che hanno fatto la vera fortuna di oggi perché avevano fatto anche le finali di Under 21. Tra l'altro, Azzoni e Mati Rosa. Mati stava alla sesta partita in 7 giorni. Una bella vittoria. Una grande vittoria per questa società e questa città. Continua il momento, adesso si ricaricano le batterie, testa alla finale scudetto perché quel è veramente il vero obiettivo. Noi dobbiamo cercare di mantenere il primo posto, poi dopo vedremo.